provata, però vi prego, non fatemela perdere. Io ho bisogno di ciascuno di voi. Noi siamo spiriti liberi, ognuno di noi ha idee diverse, soltanto ci troviamo insieme per combattere questa battaglia che è una battaglia comune. Il movimento della gente rossa non è un movimento con tessere, con schedature, con nient'altro, è fatto di persone che vogliono combattere insieme le stesse battaglie, le battaglie per la giustizia, per la verità. Poi ognuno di noi ha altre battaglie da combattere. Noi stiamo insieme, staremo insieme per combattere le battaglie per la giustizia, per la verità, per i magistrati, per tutto quello che riguarda il processo che si sta svolgendo a Palermo e che è in grave pericolo, è in grave pericolo. È un processo che può essere bloccato o diciamo con vie burocratiche, come purtroppo succede, o può essere bloccato eliminando il magistrato principale che lo conduce, può essere bloccato eliminando uno dei testimoni chiave di quel processo. Ci sono tante maniere per bloccare questo processo e noi dobbiamo impedire che questo succeda, ma soprattutto dobbiamo fare sentire la nostra vicinanza, il nostro affetto a questi magistrati. Ricordate che Paolo prima di morire era solo, non aveva accanto tutta questa gente che lo sosteneva. Nino Di Matteo, gli ho parlato appena ieri, è felice di sapere che c'è tanta gente che combatte per lui, che è insieme a lui. Siamo tutti Nino Di Matteo! 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 Ecco, io mi immagino come sarebbe felice Nino se fosse qui con noi, ma vi assicuro che è come se fosse qui con noi. Pensate che Paolo, Giovanni Falcone non hanno avuto questa gioia di vedere una parte del popolo, la parte migliore del popolo che gli sta vicino, che li appoggia. Non hanno avuto questa gioia, ma io sono sicuro che oggi Paolo è felice di vedervi, perché vi assicuro vi vede. E quindi è anche per lui, è anche per Giovanni, è anche per i tanti ragazzi che sono morti e hanno sacrificato la loro vita insieme a noi, a loro che noi combattiamo. Ecco, a fronte di queste cose, ve lo ordino di mettere da parte i personalismi, di mettere da parte le lotte intestine. Cioè non è quello, non dobbiamo perdere il tempo in queste belle minute. Pensiamo solo al nostro obiettivo finale. Ci sono tra noi persone che hanno non idee diverse, ma che magari preferiscono privilegiare l'uno o l'altra parte delle parti di questo processo che noi vogliamo proteggere. Ecco, sono persone che lottano insieme a noi contro qualcun altro, contro invece chi vuole affossare questo processo. E allora dobbiamo stare tutti insieme. Io ripeto, insieme vi prego e insieme vi pretendo che la nostra lotta sia portata avanti in questa maniera, sia portata unica, unita, tutti insieme. È così bello essere tutti insieme, è così bello sollevare questo nostro simbolo di battaglia che è l'agenda rossa, che fa tanto paura ai personaggi delle istituzioni, a quelli che sono stati complici della trattativa tra mafia e Stato, che hanno taciuto per 20 anni e che adesso a fronte di questa agenda rossa hanno paura di presentarsi in via D'Amelio. Non è venuto più uno da 4 anni, da quando noi siamo in via D'Amelio non è venuto più nessuno. Io vi ringrazio di essere qui oggi in tanti e vi do appuntamento a via D'Amelio per il 19 luglio. Grazie di essere. Ciao Antonio, ciao, sono felice di vedere anche te. Vieni. Antonio! Siete voi il nostro stato! Di Matteo, il grande scarpinato! Siete voi il nostro stato! Di Matteo!
Pinato, siete voi il nostro Stato! Volevo solo salutarvi, dire che sono ovviamente con voi. È un momento difficile e delicatissimo, come sapete, alla vigilia della sentenza della Cassazione, nel quale si vuole dare un colpo a quel processo, in un momento in cui il condannato Marcello Dell'Utri è andato indisturbato latitante all'estero, ed è grave che né gli organi amministrativi e neppure, bisogna dirlo, la Corte d'Appello di Palermo abbia emesso un provvedimento di cattura nei confronti di Dell'Utri per tempo, e che dopo 20 anni uno degli imputati del processo alla trattativa, benché condannato già per concorso esterno, possa indisturbato stare all'estero, oppure sbeffeggiando lo Stato e dicendo, non so se avete letto oggi l'intervista dove dice che è andato per affari che riguardano i cedri del Libano, cedri mafiosi, che fa il paio con quello che disse quando, incontrando i mafiosi a Londra, Jimmy Fauci e gli altri mafiosi, che era andato per andare a vedere la mostra dei vichinghi a Londra, e la rappresentazione dei potenti che usano lo Stato e sbeffeggiano la parte migliore dello Stato che li vuole processare. Allora io credo che la cosa importante sia stare vicino ai magistrati che a Palermo stanno continuando l'indagine, ma non basta stare vicino ai magistrati, perché i magistrati non solo devono essere protetti, ma occorre un'azione politica di sostegno dal basso di un movimento che sia il più ampio possibile, che non chieda solo la sicurezza, ma che chieda una politica diversa, che possa esprimere un diverso ministro degli interni, che possa esprimere un diverso presidente della Repubblica, perché dovremo avere soltanto una politica che possa sostenere la magistratura, perché la magistratura da sola non ce la può fare. Quindi grazie a tutti voi, grazie soprattutto a Salvatore Borsellino, senza il quale probabilmente neanche questo processo ci sarebbe mai stato. Grazie. Siamo tutti Milo Di Matteo! 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 Siamo tutti Milo Di Matteo!